Ciao, nel video di oggi proviamo insieme i prodotti che ho acquistato nel video precedente, quindi il blush e il contouring di Shiglam, il primer sempre di Shiglam e il paint pot painter lì della MAC e l'ombretto Clink sempre della MAC. Quindi li andiamo a testare tutti insieme nel creare un makeup look. Vi farò vedere solamente i passaggi appunto in cui sono coinvolti questi prodotti per stringere e ovviamente vi dirò che prodotti utilizzo insieme a loro. Il primo step è quello appunto di andare ad applicare il primer, quindi come primo elemento andrò ad utilizzare il primer della Shiglam, il Birthday Skin Primer Pigment Perfector, questo qui, e appunto come vi ho fatto vedere nel video precedente è questa crema che contiene all'interno delle microparticelle che vanno a creare questa sorta di pelle uniformata, flawless. Vedremo appunto come si comporta. Come dicevo nel video precedente, ha lo stesso principio del fondotinta che è andato virale qualche tempo fa su TikTok, quindi ha questa crema di base bianca che all'interno ha delle microparticelle contenenti del colore, e una volta che poi lo applichi si rompono e vanno appunto a rilasciare il pigmento e fanno il loro effetto. Quindi vediamo un attimino, questo rosso che vedete qua sotto è lo specchio, quindi lo vado ad applicare. Mi avvicino perché sennò non ci vedo niente. Ok, se adesso metto questo poi mi metto la fascetta perché sennò non ci vedo niente, anzi avvicino pure la fotocamera. Eccoci, andiamo ad applicarlo. Lo vado a stendere con le mani, non so se ne ho messo troppo, non lo so, vediamo appunto che effetto rilascia sulla pelle, se appunto mi dà questa prima base di uniformità. In questo momento sembro un indiano. Allora, comunque rilascia del colore, il prodotto sta cambiando colore, da bianco è diventato adesso un po' colorato, però ha diciamo una colorazione un pochino inquietante. È un primer, quindi fondamentalmente poi sopra dovrò applicare altri prodotti, però comunque diciamo che fondamentalmente dovrebbe comunque dare questa pelle uniformata, flawless. Io in questo momento sembro un mascherone, nella camera mi sembro un mascherone, sì, un mascherone fantasma. Tra l'altro vedo le discromie che ho in maniera accentuata in camera, perché dal vivo in realtà non è così. Vabbè, vado ad applicare il fondotinta e se lo trovo vado a mettere della Fenty Beauty il Pro Filter, questo qui. Questa colorazione è la 140. Il orrore, proprio orrore, la base sotto praticamente rende dal vivo non sembra molto, ma in video è pessimo, è terrificante, cioè sembra che io abbia un mascherone addosso e in più la resa è anche terribile. Ora io ce l'ho la grana della pelle perché sono un essere umano, ma vedo il naso in una grana terrificante, cioè brutto, proprio brutto brutto brutto, una cosa orrenda.
e vado a prendere a questo punto il mio soft glam, il contouring, e lo vado a mettere qui, qui e sulla mascella. Allora. Anche qui e sul naso. E andiamo a sfumare il bagnato. Questo si sfuma molto bene. Un po', però ha sfumato molto bene, cioè proprio super, che poi in camera si vede ancora di più. Allora, ho continuato a sfumare, poi mi si è spenta la telecamera, comunque ho continuato semplicemente a sfumare il contouring del Lash Glam, e adesso vado a provare il blush. In ogni caso, cioè in camera è terrificante il risultato proprio a causa del primer bianco, cioè una cosa così brutta io non l'ho mai vista, onestamente parlando. Adesso andiamo a mettere il coso. Tiro un po' sul naso, come fanno le beauty guru, e lo vado a sfumare. Anche questo si sfuma molto bene. La colorazione è mamma mia, in camera c'è. Ah, diciamo che rendono molto più in camera rispetto di quello che poi rendono dal vivo, perché io in questo momento sembro un pagliaccio in camera, ma nella realtà non è così. Cioè, nella realtà la colorazione è molto più soft, molto più leggera, assolutamente. Cioè, decisamente. È proprio un altro risultato. Andiamo a attenuare con la blender, come dicono, un pochino meglio, però comunque in camera, cioè, risulta 10.000 volte più forte il colore. Mamma mia, mi piace. Io mi vedo molto 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 acceso il colore qua in camera, quindi ora non so poi quando vado a importarlo, a vederlo dal vivo, se il risultato è lo stesso, ma dal vivo è molto naturale, cioè è molto naturale, non ci posso credere. Vado a mettere Petterli come base sull'occhio, utilizzo l'F109 di Wycon. E vado ad applicare l'ombretto nuovo, quindi ricordiamo che è il Clink Clink della collezione natalizia della MAC, che voglio andare ad provare ad applicare con un pennello di questo tipo, così. Questo è il C-Brush della e.l.f. Voglio vedere prima come risulta così, e poi provo ad applicarlo anche con le dita. Quindi vediamo un attimo. Allora sì, è un risultato molto naturale, quindi il pennello è molto, molto leggero, molto naturale, e è appunto l'effetto che io volevo realizzare, volevo appunto comprando questo ombretto. Con le dita ovviamente andiamo a pressare maggiormente il pigmento, e quindi il risultato è un pochino più intenso. Sotto applico della Kiko l'eyeliner Dark Tide. Il colore è lo 02 e è questo viola qui.
e lo vado ad appilare sotto. Ok, e vado a mettere anche degli eyeliner e come eyeliner utilizzo della NYX L'Epic Ink Liner, questo qui, e la punta è questa qui, molto sottile. Vediamo se riusciamo a fare due linee di eyeliner simili, perché quale è possibile. Ok, mi sono venute due linee assolutamente differenti di eyeliner, sì, continuerò a tentare di farle, sì, mi verranno mai uguali, fatte ben decenti? No. Quindi questo è quello che passa con me, è quello che riesco a fare. Poi vado a mettere il mascara. Come mascara utilizzo il Bad Girl Bang di Benefit, che è una mini taglia. Io praticamente compro quasi sempre mini taglie di mascara perché mi si seccano, quindi preferisco comprare le taglie, quelle più piccoline. Diffidate di chi quando fa il test dei prodotti vi fa vedere il mascara così, quindi vi fa vedere la parte sotto. Tu per capire se il mascara è valido o meno devi guardare la persona in faccia. Tu non è che guardi sotto la persona, la guardi da davanti, quindi da davanti ti rendi conto se le ciglia sono allungate o meno. Da sotto, grazie al cavolo, però non è comunque l'effetto poi quello realistico. Quindi cercate sempre di, se vedete dei tutorial, se vedete delle review, comunque chi vi fa vedere il prodotto di faccia, non da sotto, perché da sotto ovvio l'effetto è differente, ma non è quello realistico poi della vita di tutti i giorni. Sopracciglia, vado a farle un pochino con il Brow Microfilling Pen, la colorazione è medium brown, sempre della Benefit. Vado a dare un po' di colorito. Poi vado a mettere un po' di cipria. Anzi, andiamo prima a dare un tocco al contouring con il blush, con appunto il mio contouring. Questo è il Fard della, come lo si chiama, sempre della MAC, e il taccio, ah, c'è scritto dietro, Taupe, che è freddo appunto come il blush, come appunto quello della Glam, e vado un pochino a intensificare. Vedete quanto è, cioè, in camera quanto risulta? Non so se sono anche le luci nuove, onestamente, perché ho la luce nuova della Linkright, e non so se è quella che rende questo effetto, perché davvero non è la stessa, non è così. Cioè, dal vivo il primer è decente, cioè dal vivo io mi vedo un colorito normale, forse un pochino troppo chiaro, ma forse probabilmente è anche il blush, come si chiama, il fondotinta della Fenty Beauty. Però, cioè, dal vivo rispetto alla camera è proprio differente, 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 differente. E poi vado a ripassare un pochino il blush. Questo è della Douglas, di una vecchissima collezione. Ok. Rossetto. Rossetto vado a mettere il Everlasting Color Precision Lip Pencil della Kiko. La numerazione è 410. E vado a mettere sopra il Melted Matte della Too Faced, questo qui.
risultato in camera è terrificante. Diciamo che fondamentalmente questo primer non è, secondo me, adatto a essere utilizzato come primer. Ha questo sottotono bianco che rende anche il fondotinta sopra brutto. In camera è anche tendente un pochino al grigetto. In video, dal vivo, l'effetto è molto meglio, è leggermente meglio, però comunque la resa poi del prodotto sopra non mi piace. Un po' forse perché magari è il fondotinta della Fenty che secondo me è un pochino carente da quel punto di vista come fondotinta. Non mi è mai piaciuto particolarmente, però l'ho voluto mettere alla prova in questo momento, in questo caso. Però comunque insieme non hanno un'ottima resa. Il fondotinta della Fenty è molto secco. Io in questo periodo ho la pelle un pochino più grassa, quindi era quello che potevo utilizzare con maggiore tranquillità. Io nel video mi vedo tra l'altro con le labbra rosse, labbra comunque scure. Mi sembra molto una maschera Kabuki, la maschera della Geisha. Perché questa base è molto più chiara, queste labbra rosse. E non mi piace ovviamente per come risultato per uscire, non mi sentirei a mio agio. Dal vivo l'effetto è molto migliore, però comunque non voglio eventualmente poi rischiare che in caso di fotografie, comunque in caso di riprese, in caso di luci particolari, possa sembrare un cadavere o comunque una geisha. A questo punto mi facevo il cerchio qua e mettevo il kimono, anzi in questo momento anche un kimono. Vabbè, però comunque non mi piace come risultato, quindi il primer, scusate, lo boccio completamente. Il prodotto per il contouring e il blush mi piacciono invece, si sono comunque sfumati molto velocemente, si sono comunque uniformati con la pelle molto velocemente, mi hanno dato comunque un bel risultato, ovvio. Non fanno miracoli, soprattutto quello per il contouring. Io ho la faccia a palla, ho il doppio mento, quindi fino a un certo punto lui può fare, ma i miracoli non li fa. Però comunque mi piace come risultato. Poi ovviamente magari fossi un pochino anche più capace nel truccarmi, forse il risultato sarebbe anche migliore. Detto questo, ho testato insieme a voi questi prodotti, molti della MAC ovviamente mi sono piaciuti, mi piacciono entrambi, sia il Painterly sia l'ombretto. Il Painterly mi piace sia come base per l'ombretto, sia come correttore per le occhiaie, perché comunque mi piace il risultato che mi dà. Mi trovavo bene anche con Soft Ochre? Comunque con l'altro che avevo, purtroppo tendono a seccarsi. Io però li sfrutto il più possibile, una volta che secchi magari li tiro un pochino di più, però comunque mi piacciono. E quindi appunto questo è il risultato finale di questo tutorial, vabbè, questo testiamolo insieme fondamentalmente. Quindi vi saluto, vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del video, vi ricordo i social che trovate qua sotto elencati, se avete domande sui prodotti che ho utilizzato potete tranquillamente lasciarmi un messaggio, io tendenzialmente rispondo sempre nel giro di poco, quando mi rendo conto ci sono dei messaggi rispondo velocemente, tanto ho l'applicazione sul telefono che me lo segnala e basta, per qualsiasi altra cosa vi saluto, vi ringrazio e al prossimo video. Ciao!